Benvenuti sul mio canale Tutto dal Web. Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini arrivano al Maschio Angioino di Napoli alle 13. Loro oggi, 22 dicembre, si sono sposati e infatti il loro giorno del matrimonio è ad officiare la cerimonia di unione civile e il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. Poche ore prima per la coppia arrivano gli auguri social di Emma Bonino, inizialmente annunciata come testimone. Poi per cause personali non è potuta andare alla cerimonia. Accanto agli sposi invece come testimone ci sono l'ex moglie di Alessandro Cecchi Paone, Cristina Navarro e Ilenia Antolini, cugina dello sposo. Abbiamo scelto Napoli, dicono, perché le siamo molto legati, è una città inclusiva e dell'amore, spiega la coppia. È da qui che vogliamo mandare un messaggio importante. Bisogna andare verso il matrimonio egualitario e le adozioni per gay e per single. A portare invece le fedi ai due neosposi c'è pensato alla figlia di Antolini, Melissa, di 5 anni. Con lei siamo una famiglia, spiega Cecchi Paone. Entrambi molto eleganti e vestiti di blu. Gli invitati, anche molti personaggi famosi, tra cui la prima ad arrivare Eleanor Ferruzzi, ex concorrente del Grande Fratello, le sorelle Pompadour, Daniela D'Aragone, Roberto Gobbi e Michel Altieri e tanti ospiti.